Ci sono quelli che non ci credevano, ci sono quelli che non ci credono. Ci siamo noi che guardiamo queste rovine come se la violenza dei campi fosse morta sotto le macerie. Secondo un'indagine Eurispes, nel 2020 il 15,6% degli italiani intervistati non credeva allo sterminio degli ebrei. Nel 2004 erano il 2,7%, una crescita inquietante che ci fa riflettere sull'importanza di coltivare la memoria, ora che i testimoni diretti degli orrori della Shoah sono sempre di meno. Il 27 gennaio, giornata della memoria, al Cineteatro Nuovo Aquilone, gli studenti di alcune classi delle superiori di Lecco hanno potuto assistere all'orazione civile raccontata la memoria, con letture scelte da Federico Bario e l'accompagnamento musicale di Maurizio Aliffi e Fausto Tagliabue. Un'iniziativa promossa dal Comune di Lecco e Associazione Culturale Madonna del Rosario con il contributo di Linee Lecco. Importante parlare di memoria con i giovani. Direi che è fondamentale oggi più che mai di questa memoria soprattutto e di tante memorie che ci attraversano e che in questi ultimi anni hanno fatto sì che la violenza ritornasse un po' dappertutto, in Europa e nel mondo, nelle sue forme più feroci. Anche grazie ai mezzi di comunicazione che ci sono, che sono velocissimi, arrivano dappertutto, bisogna far arrivare questo messaggio. Il male esiste, attenzione. Raccontare proprio perché lo si è fatto attraverso musica e testi. Ci sembra il medium migliore, insomma, quello di raccontare attraverso racconti appunto diversi tra di loro, come li abbiamo proposto noi, parlando della Polonia occupata dai nazisti e addirittura arrivando sino alla guerra jugoslava, che è quella che si è combattuta qui a due passi da noi 30 anni fa. Ci riguarda da vicino. In serata alle 21 e venerdì 28, sempre al Nuovo Aquilone, sarà proiettata la pellicola Il senso di Hitler, documentario del 2020 diretto da Petra Epperlein e Michael Tucker, che saranno video collegati in sala. Un'occasione di riflessione sulle cause della Shoah e di impegno contro ogni rigurgito antisemita, ha sottolineato Monsignor Davide Milani, presidente dell'Associazione Culturale Madonna del Rosario.